Da oltre 140 anni, il gruppo Albini sceglie e valorizza le migliori materie prime al mondo per dar vita ai propri tessuti. Il ciclo produttivo, che vede lungo il suo sviluppo la materia prima, il fiocco di cotone, trasformarsi in maestoso e pregiato tessuto, è un percorso articolato in diverse fasi realizzate negli stabilimenti del gruppo Albini. La prima, la filatura, consiste nella trasformazione di materie prime altamente selezionate in filati di qualità elevata, regolari, resistenti e dalla pelosità minima. In questa fase i fiocchi, puliti da tutte le impurità, vengono trasformati attraverso la cardatura, prima in nastro e poi in teletta, pettinata per selezionare le sole fibre lunghe, omogenee e setose. Grazie a un lavoro graduale di stiro e torsione, diventano filato. Il filato greggio viene sottoposto a controlli per verificare umidità, titolo, torsione, resistenza, allungamento e regolarità e garantire la qualità costante dei tessuti. Fondamentale è la fase di tintura che avviene attraverso l'immersione del filato greggio in autoclavi. Dopo i processi di lavaggio, ossidazione e finissaggio, le rocche colorate vengono asciugate prima tramite centrifugazione, poi attraverso radiofrequenza o aria forzata. L'intero processo di tintura dura dalle 8 alle 12 ore. Grazie a ingenti investimenti e tecnologia all'avanguardia è possibile ridurre al minimo l'utilizzo di acqua ed energia. I controlli sul colore dopo la tintura, effettuati dal laboratorio Albini, sono fondamentali per verificare l'uniformità del tono su ogni rocca, la continuità del colore nel tempo e la solidità allo sfregamento. Il processo di preparazione alla tessitura inizia dalla metratura, che consiste nell'avvolgere il filato colorato su un tubetto cilindrico nella lunghezza e forma desiderata. Attraverso l'orditura, tutti i fili verticali che comporranno il tessuto sono avvolti uno accanto all'altro per creare il disegno desiderato prima su un grosso cilindro e poi trasferiti sul subbio, che sarà caricato a telaio per la tessitura. Nel caso di filati unici è necessaria l'imbozzimatura, un processo grazie al quale i fili dell'ordito vengono irrobustiti e resi lavorabili per le fasi successive. Ultima fase prima della tessitura è l'incorsatura, dove il filato presente sul subio viene inserito nelle lamelle e tra le maglie e i denti del pettine. A telaio avviene la trasformazione vera e propria del filato in tessuto. La trama incontra l'ordito. In questa fase è fondamentale la grande esperienza del personale unita all'utilizzo di moderni e tecnologici telai. Il tessuto greggio viene controllato al 100% da personale esperto che può anche rimuovere eventuali difetti presenti in questa fase per ottenere il massimo livello qualitativo. Dopo il controllo, i tessuti vengono inviati agli impianti di finissaggio del gruppo Albini a Brebbia, in Italia. Per finissaggio si intende l'insieme dei trattamenti che conferiscono al tessuto il colore definitivo, la stabilità, la mano e l'aspetto finale. La fase di preparazione al finissaggio prevede che i tessuti vengano depurati da eventuali sostanze ausiliarie e dalle impurità naturali ancora presenti nelle fibre. Fra questi trattamenti troviamo il bruciapelo, mediante il quale viene eliminata la peluria superficiale, il mercerizzo, che garantisce al tessuto brillantezza e ne migliora resistenza ed elasticità, la sodatura, per conferire caratteristiche quali opacità e morbidezza, e il candeggio, che ne esalta la lucentezza dei colori. In seguito, con lo scopo di garantire stabilità dimensionale, i tessuti subiscono diversi processi quali il vaporizzo, la remise, il sanfor e la calandratura. Infine, in funzione dell'effetto desiderato, vengono effettuate ulteriori lavorazioni di nobilitazione che rendono unico il tessuto grazie a macchinari quali garzatrici, cimatrici, smerigliatrici e gli airo. Dopo il finissaggio, tutti i tessuti vengono sottoposti a due fasi di controllo a gandino. Alle specole vengono controllati al 100% visivamente. Nel laboratorio tessuti finiti vengono effettuati test fisici e chimici. Le prove chimiche testano le proprietà del tessuto nelle varie condizioni d'uso, accertando la solidità del colore allo sfregamento, al sudore acido, alcalino, all'acqua a 37 gradi, al lavaggio con detergente. Si verifica anche il valore del pH e l'assenza di formaldeide. Le prove fisiche invece verificano che il tessuto possieda tutti i parametri necessari da permetterne il corretto confezionamento e l'utilizzo del capo finito, quali la resistenza alla lacerazione, allo strappo, all'abrasione e allo scorrimento delle cuciture. Si certificano anche la stabilità dimensionale al lavaggio, al vapore e la conformità del tono colore. Dopo aver superato con esito positivo tutte le prove, il tessuto è immagazzinato nel modernissimo centro logistico di Gandino e pronto a raggiungere e soddisfare i migliori clienti di tutto il mondo.
Creatività, innovazione, qualità, sostenibilità, massimo rispetto dell'ambiente e delle persone sono i valori che guidano e ispirano ogni giorno il gruppo Albini.